Buongiorno a tutti, anche oggi siamo in compagnia del filologo e linguista Enrico Villois che ci intratterrà con una storia sulle origini di Torino e del suo popolo. Prego, la parola a te. Allora, ciao a tutti, buongiorno Frank. Io voglio fare subito una precisazione, io non sono uno storico, sono un appassionato di storia, che è una cosa diversa, appassionato di storia antica, specialmente romana. Per parlare delle origini di Torino io la prenderei un po' alla lontana, per così dire. Il 19 luglio del 1747 si combatté la battaglia della Siepa tra l'esercito piemontese o Sabaudo e l'esercito francese. In quell'occasione viene coniato il termine Bugianello, nato dalla frase da sì noi altri Bugiumanen, che per i non piemontesi vuol dire da qui noi non ci muoviamo. Frase detta dai soldati piemontesi oppure da qualche ufficiale che li comandava, soldati che disobbedirono impartitogli all'ordine di ritirata, rimasero sul colle della Sietta, opposero un'estrema resistenza e riuscirono a vincere, riuscirono a battere l'esercito francese. Bugianelli è un termine che è diventato nel corso del tempo un'offesa, è stato usato in modo dispregiativo per indicare una persona come troppo prudente o restia ai cambiamenti. In realtà ha un significato totalmente diverso, dovrebbe essere sinonimo di caparbietà, di tenacia, di risolutezza, anche di testardaggine, se vogliamo. Adesso facciamo un salto temporale. Circa 2000 anni, siamo nel 218 a.C., Annibale ha appena valicato le Alpi e si trova nel territorio dell'attuale Piemonte, sbuca nelle pianure piemontesi e qui cerca ed ottiene l'appoggio di quasi tutte le tribù celtiche che erano stanziate nel Piemonte e anche in altre zone del Nord Italia. Tutte tranne la tribù dei Taurini. Questa tribù onora, a differenza di tutte le altre, la sua alleanza con Roma e preferisce schierarsi con quelli che vede essere poi effettivamente i futuri vincitori di questo conflitto della Seconda Guerra Punica. Due storici, che sono Polibio ed Appiano, riferiscono che oltre a non allearsi con i cartaginesi, questo popolo oppone anche una ferma resistenza, sbarrando il cammino dell'esercito cartaginese di Annibale. La capitale di questo regno, Taurasia, se capitale si può definire, era posta in una zona strategica che riusciva a controllare i guadi del popolo e riuscì a resistere per 3 giorni all'esercito cartaginese prima di capitolare. Questo per far capire che, sebbene Bugianen sia una parola relativamente recente come origine, come nascita, in realtà il suo spirito ha radici molto più antiche. Già 2000 anni fa, qua in Piemonte, c'erano gli antenati prototipi dei Bugianen. Ma chi sono questi Taurini? I Taurini sono una popolazione celto-ligure che già dal III secolo occupava la pianura piemontese dove attualmente sorge la città, dove attualmente sorge Torino. Per l'etimologia di questa parola ci sono due ipotesi. Una, la prima un po' più fantasiosa, la seconda molto più realistica e linguistica, potremmo dire, filologica quasi. La prima è quella che mette in scena un mitico scontro tra un drago e un toro. Il toro che protegge la popolazione, protegge un villaggio, riesce a sconfiggere il drago. In realtà questa molto probabilmente è una metafora di uno scontro tra due capitre due, quindi probabilmente due
due insegne, da una parte il toro e dall'altra il drago, o un serpente magari. La seconda, molto più plausibile, è che il termine Taurin derivi dal celtico Tower o Tor, che significa monte. Ed in effetti, se facciamo 2 più 2, questi Taurini, questo popolo, si trovano proprio ai piedi dei monti. Prima del 58 a.C. Non esisteva una vera e propria città. Esisteva un agglomerato di abitazioni tauriniche. Proprio in questo anno Giulio Cesare, che sta per intraprendere la campagna di Gallia, pone in Castra, cioè un accampamento militare, alla confluenza del Po e della Dora Riparia. Sarà poi successivamente nel 44 a.C. che viene fondata la prima colonia, con il nome di Iulia Taurinorum. E successivamente ancora nel 28 a.C. sarà poi Augusto che trasferisce qua e fonda seconda colonia, con il nome questa volta di Iulia Augusta Taurinorum, colonia che verrà e sarà scritta alla tribù stellatina. La città sappiamo che già del primo secolo d.C. È dotata di mura, quindi vengono costruite mura. Questo è un fatto molto importante perché ci fa intuire il fatto che Iulia Augusta Taurinorum sia un centro abbastanza di rilievo, abbastanza importante nel Nord Italia, sia per fini strategici che commerciali che altri. Si dota di mura che sono ancora visibili a cielo aperto in alcune zone della città e in alcuni edifici storici di Torino. Basti citarne due come il Museo Egizio e Palazzo Madama. La parte di queste mura che è più visibile è sicuramente la Porta Palatina, su cui torneremo dopo. La città rispecchia in pieno il modello della tipica città, il tipico schema derivato poi dai castra romani, cioè dagli accampamenti romani, dove ci sono due strade principali: il Cardus Maximus, cioè il cardo, che rappresenta la linea, l'asse nord-sud, e il Decumanus Maximus, cioè il decumano, che invece rappresenta l'asse est-ovest. Queste due strade si incontrano, sono perpendicolari, si incontrano nel centro, e al centro della città sorge il foro. In realtà Torino, Iulia Augusta Taurinorum, rientra in uno schema leggermente diverso, cioè lo schema cosiddetto decentrato, dove il cardo e il decumano non si incontrano nel centro, ma in posizione leggermente decentrata nel quadrangolo che rappresenta la città. La Porta Palatina. La Porta Palatina era anticamente la porta principalis dextra, cioè la porta destra. Si trovava alla fine del campo, il cui attuale percorso per i torinesi, o non, comunque se volete saperlo, va all'incirca da via San Tommaso a via Porta Palatina, mentre invece il decumano è quello che è l'attuale percorso di via Garibaldi. Proprio vicino alla Porta Palatina è conservata, e forse l'elemento architettonico meglio conservato, quello che ci è giunto fino a noi della Torino romana, troviamo un altro elemento archeologico fondamentale della Torino romana, cioè il teatro. Teatro che sorge nella zona archeologica di via 20 Settembre, proprio di fronte al Museo Archeologico e di Storia Antica, che tra l'altro fa parte del polo museale di Palazzo Reale, quindi con un biglietto potete, oltre a visitare Palazzo Reale, visitate anche il Museo Archeologico, che ha al suo interno diverse meraviglie, ecco, del mondo antico di Torino e non, anche del Piemonte, di altre zone del Piemonte.
È l'elemento che si è conservato meglio, è stato costruito nel 13 d.C., mi sembra, e non era l'unico, era il principale, era quello all'interno delle mura, ma diversi archeologi ritengono che ci fossero due anfiteatri fuori dalle mura, che erano usufruiti dalla gente, dalle campagne, da chi viveva al di fuori da Torino. Uno dei quali dovrebbe essere situato all'incirca dove c'è adesso attualmente il quartiere di Borgo Doro. Augusta Taurinorum, pur non essendo la città più importante comunque del nord Italia, pensiamo, cioè non può rivaleggiare con città come Mediolanum, come Aquileia, e come molte altre città, comunque mantiene una certa rilevanza ed è curioso notare che è stata, per così dire, toccata dalla storia in due occasioni. Si è ritrovata suo malgrado ad essere il centro dello scontro tra imperatori. Infatti nel 69 d.C., il malaugurato anno dei quattro, il cosiddetto malaugurato anno dei quattro imperatori, fu quasi distrutta da un incendio a causa dello scontro, a seguito dello scontro tra gli eserciti di Otone e di Vitellio. Mentre successivamente, nel 312 a.C., fu teatro della battaglia di Torino, tra questa volta Costantino I e Massenzio, e questa battaglia sancì l'inizio della definitiva ascesa al potere di Costantino I. Tutto il Piemonte, quindi non solo la città di Torino, fu vittima nel corso del V secolo di numerose incursioni barbariche, e solo le città e i municipi che erano dotati di mura, che avevano mura, riuscirono a salvarsi e sopravvivere. Quindi Giulio Augusta Taurinorum sopravvive a differenza di altre città che invece scompaiono, città anche molto importanti del territorio piemontese come Pollenzia, cioè Pollenza, l'attuale Pollenza, e Augusta Vagennorum, cioè l'attuale Benevento. Quindi queste mura, le mura di Torino, sono di fondamentale importanza perché ne preservano la salvezza. Le ultime notizie che ci sono giunte e che possediamo di Augusta Taurinorum prima del crollo dell'impero romano di Occidente sono in realtà scarne. Sono giunte a noi il nome di uno dei suoi vescovi, che è Massimo II, e il fatto che già in questa epoca, quindi già all'altezza del V secolo, la città non è più conosciuta come Iulia Augusta Taurinorum, ma come Taurinus o Taurinos. Quindi abbiamo già il nome attuale, quindi si è abbandonato l'originale nome romano ed abbiamo già il nome moderno e praticamente contemporaneo del capoluogo piemontese. Poi arriviamo nell'epoca medievale, Torino preserverà comunque una certa rilevanza, ad esempio sotto i Longobardi, perché comunque è un centro abbastanza rilevante sotto il dominio longobardo. Poi arriverà nel mondo medievale, ci sarà l'epoca medievale, ma fino a diciamo l'avvento di Casa Savoia, Torino non avrà più quella rilevanza politico, militare e strategica che invece riuscirà ad avere finalmente sotto Savoia. Grazie, Stella, tu sei stata una pillola dorata, anzi, sei stato al di sopra di ogni elogio. Hai avuto... Addirittura, grazie. La cosa interessante che hai raccontato è quella della leggenda del toro e del serpente, cioè tra le tante cose interessanti che hai detto, perché è una delle leggende più belle, se vogliamo, e anche delle più pasticciate. E allora inizierei a dire soltanto una cosa per quanto riguarda un'altra leggenda, che è quella del principe
egizio fetonte, anzi, per farti capire come abbiamo fatto casino nel corso degli ultimi decenni soprattutto. Diciamo che se da un lato, che ne so, ci sono popoli come i Franchi che per loro oltre ad Enea c'era un altro principe fuggito da Troia che si chiamava Francione, noi abbiamo voluto la nostra aura di venerabilità e Torino da un lato si sente protetta dagli egizi. E diciamo che c'è stato un periodo in cui per colmare un gap culturale che in realtà non esiste, nel XVI secolo si è puntato alla tradizione un po' fuori dagli schemi, non tanto per un complesso di superiorità assolutamente, ma Filiberto Pingone nella sua storia della città di Torino ha creato tutta una serie di ipotesi stravaganti e favolose circa le origini della nostra città, del capoluogo subalpino. La più famosa, dicevo, è quella del principe vagabondo e delle origini egizie di Torino. Questo principe, ripeto, Rautep barra Fetonte, figlio del re Sole e di Iside, fondò, secondo la tradizione, però è un racconto appunto del Pingone, questa Eridania, cioè un primo nucleo dell'attuale Torino dopo aver viaggiato a lungo, per aver lasciato l'Egitto in seguito a motivi di intolleranza religiosa, questo non l'ho mai capito. E utilizzò il simbolo del dio Api, che è appunto un toro, a guisa di simbolo della città. Secondo altre versioni più recenti, alquanto pasticciate, egli poi annegò probabilmente all'altezza di più o meno di dove sorge la fontana dei 12 mesi, annegò nel Po durante una gara a cavallo. Di nuovo dei cliché che si ripetono sempre, più o meno annegano questi personaggi. Tutto ciò implica una certa confusione di fondo appunto tra i miti greci e quelli e il mito egizio. Ma per quanto riguarda la leggenda del toro e del drago, sembra che questa derivi da una versione sabauda del mito del basilisco fornita da un certo salesiano Antonio Ghirardi. Si riferisce a un tempo che preferisce non precisare, come al solito questi incipit servono un po' per nascondere, fare tipo gioco delle tre carte. Insomma, un enorme feroce serpente dalle molte teste, dal potere ipnotico, abitava i boschi dei dintorni di quello che era solo un villaggio, i primordi della nostra città di Torino, e terrorizzando gli abitanti e divorando chiunque gli capitasse a tiro. Ma allo stesso tempo, sempre da quelle parti, viveva un enorme toro senza padrone che un giorno, aizzato contro la mitica bestia infernale, riuscì ad ucciderla, liberando il paese da questa piaga. E per riconoscenza gli abitanti decisero di imprimere nello stemma della futura città l'immagine di questo toro. In altre versioni è un toro normale, ma una volta ubriacato a dovere riuscì a sconfiggere il serpente, che alla fine man mano diventa più che altro un drago, stile effetto spinaci divorati da Popeye, da Braccio di Ferro, rimanendo però a sua volta ucciso. Anche in questo caso, in segno di gratitudine, gli abitanti di quel paese scelsero di chiamarsi Taurini. Ovviamente non è assolutamente vero. Bisogna aspettare il XIV secolo per vedere apparire lo stemma del toro, non ancora rampante, negli statuti del Conte Verde. E poi nell'Ottocento lo storico Alberto Viriglio racconta che i colonizzatori del territorio dove sorge Torino furono affascinati dal punto in cui la Dora si getta nel Po, disegnando una biforcazione a tal punto da evocare l'immagine di un possente toro. Insomma, sono tutte delle leggende che meritano sicuramente un certo rispetto, se non altro per la loro vetustà,
per la caratura dei loro autori, diciamo così. Però non è questo non è questa la vera origine del nostro simbolo, ne parleremo poi nel corso di una prossima puntata, ma almeno abbiamo seminato la curiosità. Se magari si poteva aggiungere qualcosa, vai tranquillo. Una tiratina d'orecchie, siccome sul tuo canale hai qualche volta tirato un po' le orecchie alla New Age e a questi neoceltici. Tra l'altro era anche nato un discorso una volta con un utente, tra me e te, questo utente, riguardo alla cultura celtica. Allora, nessuno mette in dubbio innanzitutto che la cultura e la civiltà celtica siano delle grandi civiltà. Lo sono la civiltà celtica, la civiltà germanica, la civiltà greca, la civiltà romana, sono tutte grandi allo stesso modo con le loro caratteristiche. Però il riesumare certe tradizioni senza comprenderle appieno, io penso sia un po' una sorta di gusto per l'esotico, ecco. Noi ci facciamo tanto spaventare dalla nostra tradizione romana e dalla cultura romana, quanto invece non ci spaventiamo di organizzare feste come ad esempio il Festival di Beltaneo, cosa dove c'è questo rito dei fuochi che propiziano la rinascita e la primavera, che in realtà poi anticamente erano sacrifici umani, e questo non lo diciamo. Pure il fatto di vedere nella cultura romana il principale nemico della cultura celtica, questo non è nulla di è tutto falso. Il principale nemico della cultura celtica, se proprio lo vogliamo trovare, sono i popoli germanici. Cesare, per farvi un esempio, durante le campagne di Gallia passa più tempo a combattere i Germani che non i Galli. E questo è un paradosso, cioè il primo grande nemico è Ario Vista, ed è un capo germanico che sta facendo incursioni in territorio gallico, e diversi tribù galliche chiedono a Cesare, per favore, dagli una lezione. Gli Elvezzi si spostano e Cesare riesce ad intercettarli perché migrano dalla loro terra, perché dei popoli germanici arrivano e li fanno sloggiare. Cesare costruisce un ponte di barca attraverso il Reno e va a fare una spedizione punitiva contro i Germani per dire state calmi e state lì oltre il Reno, evitate di fare incursioni. Perché Annibale ha gioco così facile quando arriva nel Nord Italia? Perché il Nord Italia è diventato romano solamente da 4 anni. Dal 222 avanti Cristo, dalla battaglia di Casteggio, il Nord Italia è sotto l'egida romana, ma non è ancora ben amalgamato, non è romanizzato. Quindi è per questo che c'è molto astio ancora tra i Galli e i Romani. È un astio che va avanti da secoli, in realtà, a quell'altezza. E tra l'altro il popolo celtico si fa fregare da Annibale, che Annibale si presenta come un liberatore, che poi in realtà non sarebbe stato un liberatore, e addirittura della battaglia di Cannae, che è una delle più è ancora studiata oggi per la strategia che Annibale mise in campo, il cosiddetto accerchiamento, questa manovra tenaglia da libero di strategia proprio. Però al centro del suo esercito, indovinate un po' chi mise, qual fu la carne da cannone? La fanteria gallica. La fanteria gallica, cioè pose la fanteria gallica in prima linea e gli disse, reggete l'urto dei romani, fategli avanzare più che potete, così da poi accerchiarli. Cioè li trattò come carne da cannone.
è una cosa che riuscì a fare nel nord Italia, ma non nel sud Italia invece, che era romanizzato da più tempo, dove pochissime città si allearono in realtà ad Annibale, e quelle che si allearono poi vennero punite in una maniera incredibile dai romani a fine guerra. Questi erano solo alcuni pensieri. Ottimo. Pensieri sparsi, ecco, se vogliamo. Tra l'altro, nel video su Annibale parlo dell'elefante Surus, a un certo punto mi parte un Soros. Penso, no. Non se n'è accorto nessuno. Detto questo, se non vuoi aggiungere altro, direi che potremmo fermarci felicissimamente qua. Per me va bene. Abbiamo confezionato la nostra deliziosa compressa di torinesità in questa veloce ma intensa puntata. Grazie a tutti per l'ascolto e ci vediamo alla prossima connessione.